Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo sul sagrato di Santa Maria delle Grazie e vi ricordiamo ancora una volta che questo indirizzo di posta elettronica che avete a disposizione, ecco, qui potete inviare tutte le vostre lettere, tutte le vostre testimonianze, tutti i vostri racconti. In tanti lo hanno fatto, lo stanno continuando a fare, noi stiamo raccogliendo tutto, anche se a volte non ricevete una risposta, ma stiamo raccogliendo tutte le vostre testimonianze e le racconteremo tutte, avremo modo anche di pubblicarle. Oggi qui per raccontarvi quello che di straordinario accadeva qui quotidianamente a San Giovanni Rotondo quando Padre Pio era in vita, ad esempio Bernardo, un figlio spirituale di Padre Pio che aveva il suocero avvocato giunto ormai al termine della sua vita, era il tempo della vendemmia ed egli doveva recarsi nella sua vigna per attendere così alla raccolta dell'uva, però prima di partire si premurò di andare a chiamare il cardiologo che curava il suocero affinché gli prestasse tutte le cure possibili. Poi si recò al convento dei Cappuccini, fece di tutto per incontrare Padre Pio che riscuoteva anche una particolare fiducia da parte del suocero e gli raccomandò di andare presso di lui per l'unzione degli infermi, per chiedere l'estrema unzione, come si chiamava una volta. Questi andò, ma quando fu dall'ammalato ritenne che fosse meglio aspettare il giorno dopo. Ma nella notte l'ammalato morì e quando Padre Pio arrivò non c'era più nulla da fare. Il signor Bernardo Rosini, non sapeva nulla di tutto questo e stava tranquillo nella sua vigna a raccogliere l'uva. Venne poi chiamato improvvisamente da qualcuno che gli disse della morte del suocero. Arrivato a casa seppe che il padre Cappuccino non aveva fatto in tempo a celebrare l'unzione degli infermi con l'ammalato e perciò questi era morto senza l'estrema unzione. Allora entrò in una grande angustia di coscienza perché il suocero era una persona buona, era una persona credente ma non praticante, perciò si domandava che cosa sarebbe stato di lui nell'aldilà. Per togliersi ogni tipo di dubbio corse da Padre Pio, venne qui in convento, lo trovò in clausura che stava lasciando la sua cella, tutto affannato gli raccontò l'accaduto, Padre Pio domandò se avesse una fotografia del defunto, Rosini subito prese una fotografia e gliela diede, allora Padre Pio fissando intensamente questa fotografia rimase come assente, racconta Bernardo. Quando si riprese ebbe un grande sorriso e si è rivolto proprio direttamente a Bernardo che il suocero era salvo e presto sarebbe stato in paradiso. E Rosini allora rimase tranquillo, ma non poté fare a meno di ammirare questo dono particolare che Dio aveva concesso a Padre Pio di inoltrarsi nell'aldilà con una fotografia in mano, di cercare un'anima e sapere così della sua sorte.